Abbiamo appena concluso un'assemblea con il personale e rilanciato le nostre attività politiche. Abbiamo anche avuto l'opportunità di conoscere il sindaco di Ricadi, il consigliere regionale e una folta delegazione dei 5 Stelle rappresentati dall'architetto Santoro per discutere e affrontare appunto la questione del distaccamento di Ricadi e del distaccamento di Filadelfia, attualmente uno aperto come stagionale, l'altro come distaccamento volontario. E abbiamo sostenuto le loro politiche, o meglio, quelle che noi abbiamo sempre rivendicato già dal precedente governo, cioè quelle di dare al cittadino un soccorso adeguato attraverso la decretazione dei due distaccamenti, sia di Ricadi che di Filadelfia, come distaccamenti permanenti vigili del fuoco. Niente, la situazione precedente è che questi due distaccamenti, parlando per l'appunto di Ricadi e di Filadelfia, sono due distaccamenti. Al momento Filadelfia è un distaccamento volontario, mentre Ricadi è un distaccamento stagionale. Stagionale vuol dire che viene aperto i 2 mesi l'anno tra luglio e agosto, con grossi sacrifici da parte del personale, sempre con le stesse unità in dotazione al comando di Vibo. Questo per cercare di arginare gli interventi in quel periodo dell'anno dove la popolazione aumenta in maniera sensibile in questi posti. È naturale che la nostra proposta è quella di immediatamente decretare i due distaccamenti a permanenti, perché quella è una fascia di territorio di questa regione, di questa provincia in particolare, che ha bisogno di interventi di soccorso tecnico urgente immediati, in quanto c'è una situazione molto precaria per quanto riguarda la situazione idrogeologica della zona, sia per quanto riguarda gli incendi. Abbiamo avuto già delle esperienze che non sto ad elencare. Ah, l'appello che facciamo oggi è quello che la politica si attivi a tutti i livelli affinché si possano, come dire, completare l'iter procedurale per aprire questo distaccamento che diventa necessario alla provincia, alla popolazione soprattutto, non tanto ai vigili del fuoco, per portare in tempi utili e in tempi rapidi il soccorso soprattutto alle persone.